In questo numero parleremo di moda, di cinema, di modelle, di ieri e di oggi e di bellezza, e lo faremo insieme alla nostra ospite Vanessa Esler in un numero che comincia adesso, subito dopo la sigla e la copertina. Bella di una bellezza evidente, provocante, sfacciata e un po' insolente. Così la pubblicità del marchio di moda Silvia Nietzsche, affidata a una modella con il vestitino nero corto, troppo corto, negli scatti realizzati a Central Park di New York dal turbolento fotografo Terry Richardson, non è andata proprio giù a molti, soprattutto alle maestre e alle mamme della scuola elementare milanese Renzo Pezzani, che avevano protestato con forza per quella fissione che incombeva sul cortile della scuola, mettendo in mostra, senza tanti sottintesi, un peraltro marmoreo lato B. È servito poi l'intervento del comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria per bloccare la fissione. E se contro la decisione è già partito il ricorso da parte della casa di moda napoletana, in molti hanno esultato, dal ministro delle pari opportunità Mara Carfagna al fotografo Oliviero Toscani. Un giudizio il suo tranchant su tutte le donne in pubblicità, reputate senza distinzione volgari perché capaci di puntare solo sulla bellezza anziché sull'intelligenza. Proprio lui che a sua volta aveva suscitato vibranti reazioni per la scelta di una modella prima malata e poi vittima dell'anoressia. Se la pubblicità è donna, come dicono i sociologi, è anche vero che per fortuna le donne hanno mille sfaccettature messe in mostra, a volte meglio, a volte peggio, dalle agenzie pubblicitarie e dalle aziende che alla bellezza femminile proprio non intendono rinunciare, anche se la polemica è sempre alle porte. Ultima, solo in ordine di tempo, la reazione stonata di Alessandra Mussolini all'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair da Bianca Balti, la nostra italica top model, nuovo volto della campagna pubblicitaria Team al posto di Belen. Colpevole la Bianca Mona Lisa, secondo l'infuocata parlamentare, di aver rilasciato giudizi fuori luogo contro il premier e dunque per questo meritevole di licenziamento da parte dell'azienda di telecomunicazioni. Censura politica o morale, resta il fatto però che all'uso di prorompenti figure femminili le aziende non sembrano proprio voler rinunciare qualunque sia il prodotto, da quelli di abbigliamento intimo che non pochi sbandamenti ed incidenti hanno provocato e in parte ancora provocano sulle strade grazie ai lati B e lati A super esposti, all'industria dell'automobile più attenta però a scelte glamour. Come dimostra anche il nuovo spot della Lancia Musa, affidato ad Elisabetta Canalis, scelta vincente anche nella tempistica, grazie ad un'uscita concomitante con il Festival di Sanremo, proprio come accadde nel passato quando la casa di Torino decise di puntare sull'algida bellezza internazionale di Carla Bruni, da lì a poco signora Sarkozy con campagna ancora in vigore. Certo, sembrano davvero appartenere al cyberspazio gli spot di Carosello con quelle donne, dalla bellezza innocente e seduttiva alla Virnalisi, che nella reclame, si chiamava così allora, di un dentifricio, poteva dire ciò che voleva con quella bocca.
Ora l'indice si rivolge contro una mancanza di idee in pubblicità che porta sovente a scelte troppo scontate sull'uso, che è più abuso, del bello al femminile. Un'immagine stereotipata che sarà anche al centro del convegno, previsto a Roma nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana il prossimo 4 aprile, dal titolo «Il consumo dell'immagine della donna», promosso dal Consumers Forum, che riunisce le più importanti aziende italiane e le maggiori associazioni dei consumatori, l'incontro, si spera, riporterà il timone dritto, come era un tempo, sempre negli anni 60, quando inventiva e donne, per così dire, non mancavano, orfani come siamo oggi, di Susanna Tuttapanna e Carmen Sita. La Carmen Sita, il sindaco ci guarda, fa un sorriso da maiarda. E allora il benvenuto è per Vanessa Esler, che ci ha raggiunto. Felice di averti con noi in questi giorni sugli schermi con Sotto il vestito niente, l'ultima sfilata dei fratelli Vanzina. Abbiamo visto adesso la nostra copertina dedicata alla pubblicità. Tu arrivi proprio dalla pubblicità. Dal mondo della moda, sì, ho fatto diverse pubblicità nel passato, soprattutto quando ero un po' più piccina. E c'è anche una pubblicità adesso che la faccio in Germania e Olanda, e che ormai sono 3-4 anni. Ed era molto diverso, però tu dicevi, l'approccio tra il modo di fare pubblicità all'estero e quello in Italia, con cui si fa in Italia. Perché? La prima differenza che vedo io è come vengo esposta al pubblico, come vengo presentata, esatto. Dal modo in cui mi vestono, sono molto più coperta. Ci sono, sì, sempre questi vestiti molto leggeri, però sono effettivamente più coperta, sì. È diverso. Però parliamo di cinema, perché in questi giorni sugli schermi questo film di cui molto si è parlato, perché si è detto remake, sequel, che lei, in realtà Sotto il vestito niente, il primo, realizzato nel 1985, uscì, tu non eri neanche nata praticamente, no. Ti sei ritrovata in una situazione completamente diversa. Sì, sì. Anche perché si sarà cambiato il mondo della moda dagli anni 80. E comunque non è né un sequel né un remake, certo è sempre ambientato nel mondo della moda, è sempre Carlo Vanzina che lo dirige, però la storia è completamente diversa, ci sono diversi attori, i ruoli sono diversi. Allora ci spostiamo un attimo sulle passerelle di Parigi e poi ci racconti esattamente come avvenne questa iniziazione nel mondo della moda, però andiamo a vedere cosa accade a Parigi per la prossima stagione fredda. Ok. Karl Lagerfeld, dal 1983 direttore creativo della Maison Chanel, è uomo cosmopolita e colto, poliglotta, fotografo, scrittore e amante di libri che colleziona nelle sue case sparse per il mondo. Migliaia di titoli, tra i quali deve probabilmente esserci anche La strada, il romanzo post-apocalittico di Cormac McCarthy, uno dei grandi successi editoriali degli ultimi anni. Pare davvero ispirarsi a quel racconto noir la lunga passerella che per 150 metri si snoda all'interno del Grand Palais, tra emozioni da Day After, fumi sulfurei e sassi neri che ricordano la terra vulcanica pronta ad aprirsi alla fine in un tunnel di luce siderale. Un'atmosfera dark accoglie le ragazze Chanel, sottolineando l'attitudine grunge espressa nei pantaloni oversize, quasi presi in prestito dal guardaroba del boyfriend. Gli scaldamuscoli in lana, la scarpa anfibio al posto del décolleté da signorina per bene. La forza di Lagerfeld e Chanel è tutta qui, in una rivoluzione che è cambiamento, ma nel segno della continuità di quei simboli su cui si costruisce e continua a definirsi lo stile e lo spirito della Maison di Rocambeau. E dunque i tessuti in lana bouclé, i toni scuri che al primo sguardo appaiono neri, in realtà dei grigi asfalto o antracite, le borse dalle maxi catene, le giacche indossate una sopra l'altra che si dividono la scena con le tute realizzate anche in tessuto matelassé, le cappe in tweed che sembrano sottolineare quel gioco del maschile impreziosito da un femminile che c'è, come raccontano il pizzo e il tulle usati a profusione sugli abiti da sera, ma più sussurrato, più nascosto, come suggerisce la seta che fodera all'interno
i pantaloni dall'aspetto forte e ruvido. Mi piace l'idea di una cosa misteriosa con le due box e le ragazze danno un'idea di bellezza moderna. Si fa sentire forte sulle passerelle parigine di Prêt-à-Porter quel French touch, il tocco francese che, guardando avanti verso l'innovazione stilistica propria della moda, non dimentica però la grande storia alle spalle. Come accade da Yves Saint Laurent, dove Stefano Pilati quel cambiamento lo affida proprio ad una piega, mai usata prima e oggi pronta a muovere le gonne che sfilano accanto ai mini tailleur realizzati in tessuti maschili, tweed e principe di Galles. Il bianco e il nero che scandisce uno stile serio e rigoroso, pronto però ad accendersi in un flash di viola che sposa i cappottini, gli abiti da gran sera, un trionfo di un'eleganza quasi d'antan tra piume di cigno e bagliori dorati delle cinture che stringono in vita le più fluide silhouette. Che sia un'ottima stagione per la moda, quella che verrà lo testimonia anche la sfilata Givenchy, dove è il nostro italico direttore creativo Riccardo Tisci a mettere a segno una delle collezioni più ammirate durante la settimana francese. Le sue sono donne grintose come pantere, indossano gonne a tubo dalla stampa foulard, unite a corti pull dai colori accesi, abiti dall'effetto nude look sul décolleté o sulle gambe. Incedono serie, indossando capi a stampa floreale che riprendono il decoro delle sale e delle sue porte vestite di orchidee viola, e a volte indossano inediti copricapo da sfilata con orecchie feline. E se Tisci e Givenchy strappano applausi, altrettanto accade per un altro italiano, Giambattista Valli, che partendo da una silhouette affusolatissima, che pare quasi uno schizzo, man mano fa lievitare il suo tocco e il suo stile nei volumi geometrici delle piccole cappe, nei tubini costruiti con diversi tessuti, tra cui si riflette l'oro del broccato e una inattesa punta di tonalità acida, nei cappotti dalla modernista stampa fiore e soprattutto nell'esplosione dei due abiti del gran finale, il corpetto aderente come un body e la gonna fiammeggiante in un esplosivo trionfo di tulle. Mi piaceva questa idea di silhouette, era come un'idea dove si parte, era proprio un'idea dall'inizio alla fine, era mettere questo inizio e questa fine che sono a contrasto, no? Cioè questo super slim che era il colore dell'asfalto e questo esuberante bouquet finale di tulle. Allora Vanessa, tu hai iniziato nel mondo della moda, questo mondo che poi ti sei ritrovata in qualche modo anche ad affrontare cinematograficamente parlando, hai lavorato con alcuni dei più grandi fotografi, da Patrick Marcellier, De Marcellier, insomma, deve essere stato tutto e subito, insomma, deve essere stato anche abbastanza elettrizzante, scioccante. No? All'inizio sì, anche perché faticoso. Più che faticoso, era una sorpresa dopo l'altra, perché non mi rendevo conto dell'importanza di questi fotografi. Poi oggi è un altro discorso, perché conoscendo più il mondo della moda, sapendo, parlando, è tutta un'industria il mondo della moda. Sì. E oggi che mi rendo conto che a 15 anni, 16 anni ho lavorato con fotografi tipo Fabrizio Ferri, insomma, dici, è una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione. Tu vieni scoperta, come spesso accade in storie di questo genere, da un signore che poi è Mario Gori, il presidente della Glamour Model Management, dico bene? Sì, esatto. Che ti vede passare per strada. Sì. Tu passeggiavi per Via del Corso a Roma con la mamma. Sì, esattamente così. Ero in centro, un giorno qualsiasi, mi sembra che era un sabato, e passeggiavo con mia mamma, mi fermò questo signore, Mario Gori, e mi chiese se appunto ero interessata di fare la modella. Certo, lì per lì rimasi un po'... Tu ci avevi mai pensato? C'erano persone che mi avevano fatto i complimenti, che comunque era una bella ragazza, che perché non ci provavo, però io studiavo, poi tutto quel mondo era un po' fuori dalla mia portata. E quel mondo della moda non aveva esercitato su di te qualche attrazione, curiosità? Sì, però per me l'idea di entrare a far parte del mondo della moda era comunque complesso, perché chissà cosa dovevi fare per comunque arrivarci, ecco. Sì, per la essere... vedevi una cosa difficilissima. Sì, sì, sì. Arrivare sì. Su quelle passerelle. Eh sì.
Ritorniamo su quelle passerelle e poi racconteremo quale fu la tua prima, però tornando ancora una volta a Parigi, perché gli italiani, tu sei italo-americana di mamma italiana e di papà americano, gli italiani in questo momento a Parigi vanno alla grande, mm-hmm. per fortuna. E vai. Tra abiti e accessori, a Parigi il tocco italiano si fa sentire. C'è Cesare Paciotti che presenta la sua nuova collezione di calzature festeggiate dalle sue top model, Isabelle e Bianca, che non rinunciano al tacco che profuma di seduzione non solo metaforicamente, come racconta il sandalo aperto Essence che svela la nuova e prima fragranza del nostro stilista. O Toy Watch, che ormai a Parigi è di casa e va forte con i suoi orologi. I più nuovi, i leggerissimi velvet in tessuto gommato dalla mano di velluto. I colorati Toy Toy, dedicati ai clienti più giovani, e l'XL, il nuovo modello di punta già da questa stagione. E una bella bandierina italiana a Parigi la pianta solidamente anche Ermanno Cervino con l'apertura della sua prima boutique al numero 18 di Faubourg Saint-Honoré, proprio a due passi dall'Eliseo, tanto per solleticare quel che resta dell'italico gusto di Madame Carla. Un'emozione maggiore del solito, perché io da ragazzino sono stato qualche anno a Parigi nella formazione, avevo 17-20 anni, e era un sogno, eccolo, ho vissuto un sogno che avevo, è diventato realtà, ancora non me ne rendo conto che di essere Hermès nei 50 metri più importanti dello shopping parigino. Solo per tuo amore, solo per tuo amore. Diverso invece l'ambiente da fabbrica creativa, giovane e colorata, nel quartier generale Jamin Puech, marchio francese di borse d'autore realizzate da una coppia di stilisti imprenditori che festeggiano i primi 20 anni di successo anche in Italia. L'idea delle nostre borse parte dal concetto che le persone vogliano trovare sempre oggetti particolari, non pezzi già visti da tutti. Per questo proponiamo accessori esclusivi. Facciamo borse che rispondono ai desideri di ogni donna e sono per tutte le donne, che qui possono trovare un oggetto che le rappresenti. Applicare l'inventiva ad abiti e accessori che possano coniugare il desiderio con la realtà, questo lo sforzo maggiore dei designers. Una prova in cui si cimentano con successo Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, direttori creativi di Valentino. L'identità del brand è tutta lì, ben chiara e visibile, in una collezione scandita da pezzi iconici, lavorati secondo le regole più ferree di una couture riapplicata e alleggerita sui capi di Prêt-à-Porter. Convince quel lavoro di gentile leggerezza raccontato dagli abiti in chiffon a stampa check, dalla silhouette asciutta, il patchwork incrostato di nastri e pizzi, la scelta dei colori, quelle donanti nuance del rosa pallido che abbelliscono qualunque incarnato, la nuova e poetica bellezza che prende la strada di un'eleganza più giovane e fresca, fondata però su quanto di meglio il passato abbia saputo realizzare. La bellezza è un valore di questa maison che noi rappresentiamo oggi, e la bellezza oggi vuol dire qualcosa di diverso rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, per cui il nostro lavoro è anche basato sull'attualizzazione dei valori del marchio. Questo vuol dire tenere la cultura della memoria e guardare avanti. Questo come si coniuga sui vestiti? Abbiamo visto ad esempio una gugliatura che regala quasi una tridimensionalità, una leggerezza. Sì, il pizzo, che è un elemento che è proprio noto della casa, abbiamo voluto svilupparlo e usarlo sia su cashmere double ma anche su dei vestiti da sera, con questa tecnica che praticamente unisce passato e futuro e dà una visione completamente diversa ai vestiti, perché sembra quasi pitturato, sembra come un quadro astratto. Dalle passerelle di Parigi a quelle cinematografiche con Di sotto il vestito niente, l'ultima sfilata, protagonista Vanessa Hessler.
Raccontami del tuo debutto, quando finalmente tu arrivasti su quella passerella. Che anno era e di chi era quella passerella? Era nel 2003 e la mia prima passerella era di Gattinoni. Tu a quanti anni avevi? 15 anni. Avevo 15 anni, un'emozione, paura. Io mi ricordo il terrore di... perché poi era una sfilata molto importante, era sotto il periodo dell'alta moda e ero emozionatissima, per me ogni passo era un blocco, era... però alla fine era davanti, ce l'ho fatta. Te lo ricordi quell'abito? Era enorme, era pure grande, perciò ero anche l'emozione. Poi era uno degli ultimi abiti ad uscire, che di solito sono quelle più importanti, sì. Perché poi subito dopo esce lo stilista. E niente, è tanta emozione in circolo, proprio è stato molto bello. Allora noi quella emozione te la facciamo rivivere, perché quella sfilata l'avevamo vista, l'avevamo registrata con noi, quindi ti riportiamo un po' indietro di qualche anno, all'inizio. Va bene. Rivediamoli. Questi erano, hai visto, gli inizi, tanto sembra tanto tempo fa, in realtà poi alla fine sono passati 7-8 anni, ma di cose ne sono successe molte e nel frattempo insomma si è fatto anche il cinema. Oggi che cosa ti appassiona di più, che cosa ti incuriosisce di più? Beh, sicuramente il cinema mi appassiona e mi incuriosisce, hai detto bene, di più, perché è sempre una scoperta, non si smette mai di imparare, comunque alla ricerca di un personaggio, tutte le diverse caratteristiche per un personaggio. E ci sono tanti modi di apprendimento, insomma, nel farlo. Com'è stato lavorare con Ivan Zina? Bene, io mi sono trovata molto bene con Carlo, perché Carlo assisteva sul set, insomma, e Enrico ci veniva a trovare ogni tanto. Non era la prima volta che avevi lavorato con loro? No, è la prima volta. Era la prima volta, perché il cinepanettone che tu avevi già girato, Natale a Miami, era invece di Neri Parenti. Esatto, ecco. Di Neri Parenti, anche con lui una bella esperienza. Poi era il primo film che feci fuori all'estero, a Miami, poi essendo italo-americana, insomma, mi sono trovata subito bene lì, nella Florida, uno stato bellissimo, faceva caldo, ero piccola, era tutto bello. Era un film proprio, sì, per te. Sì, esatto. Sì, sì. Poi oggi è diverso, perché la prendi comunque su a livello professionale, un vero e proprio lavoro, cioè, il cinema. È quello che ormai conti di fare da grande, ma la moda? La moda io spero di continuare di farla, certo non si può continuare in eterno perché... Per come il mestiere che consuma, sì, velocemente. Consuma anche, ma proprio fisicamente non ce l'avrei più la stessa faccia a 30 anni. Ma adesso è una bellissima faccia, ci fermiamo un istante, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo per parlare proprio di moda e di modelle di ieri e di oggi. Vabbè. Pubblicità.
Riprendiamo con Vanessa Esler, italica bellezza e protagonista di Sotto il vestito niente, l'ultima sfilata. Tu sai che il primo film, L'ultima sfilata, quando uscì nel 1985, aveva questa, tu non eri nata, appunto, aveva questa straordinaria protagonista Renée Simmons. Tu sapevi qualcosa di lei? L'hai poi visto questo film prima di cominciare a lavorare su questo? Di lei non sapevo niente, sapevo che era una donna bellissima, che faceva la modella, che era stato il suo primo film al cinema, e poi ho rivisto il film dopo che io l'avevo girato, l'ho fatto apposta per convenzione, tanto per farmi un'idea di com'era il primo Sotto il vestito niente. E per farti un'idea anche di come fosse Milano a quei tempi. Esatto, la rispetto moda. Rispetto a oggi, insomma, che cosa ne è uscito fuori? Che cose... Beh, a parte che quel film era più centrato sulla moda stessa, questa è già un diverso, cioè insomma una serie di omicidi che cambiano un po'. Sì, la moda, soprattutto vedi la modella, io ho notato questo, che nella moda degli anni Ottanta è molto più presente la donna, oggi forse è più presente quello che indossa la modella. Eh sì, beh, all'epoca in cui si nasceva, in questo bellissimo articolo realizzato tra l'altro da Gianluca Bauzano, che salutiamo. Che volevo fare tanti complimenti, grazie. Che... Bell'articolo che ti ha fatto, si ricordava anche appunto l'epoca di quel periodo dei grandi faraoni, perché tutto nasceva. Oggi c'è più disincanto, secondo te, anche? È più diventato un'industria? È più diventata un'industria, sì. Non so se questo sia negativo o positivo, però la modella, oggi è difficile diventare super top model. Comunque, ma tu avevi un mito tra quelle super top model? C'era un tuo mito personale? Claudia Schiffer all'inizio, anche perché loro mi dicevano, beh, sicuramente assomigli alla Claudia Schiffer. Claudia era una delle tue preferite. Sì, anche perché ancora tutt'oggi è una donna bellissima, con una bella testa sopra le spalle, insomma. Arrivare... La facciamo rivedere in questo servizio che mette un po' a confronto le grandi top model, la golden age degli anni fine 80-90 e... con gli attuali. Non aggiungo golden, l'età di oggi. Va bene. Le modelle. Vent'anni fa si chiamavano Claudia, Carla, Linda, Elena, Cindy, Valeria, Nadege e naturalmente Naomi. Erano un potentissimo plotone di bellezze, quasi un corpo unico grazie a quel modo di proporsi sempre insieme nella vita professionale come nel privato. Avevano allora una città e un mentore. La città era Milano, dove Gianni Versace per primo aveva deciso di uscire dall'algida regola della mannequin manichino per puntare deciso, con quel cuore e quel vigore, segno della sua moda e del suo carattere, su donne vere in carne e ossa, ma di un fascino prepotente che mette all'angolo e toglie la parola. I'm really tired of my concrete jungle. 6 days a week is way too much. I'm gonna make the great escape. Go on a little getaway. Non aveva paura Gianni a quel tempo che le ragazze, le sue ragazze, fossero troppo belle, troppo effervescenti, di troppo carattere al punto tale da oscurare gli abiti. Non ebbero paura subito dopo anche Dolce & Gabbana, la cui crescita professionale sembrò andare di pari passo a tanta estetica e fulminante fascino. 20 anni dopo, Claudia, Carla, Linda, Cindy, Nadege e Naomi si rivelano ancora molto speciali, e non solo per la bellezza che le rese uniche, ma quella, si sa, è destinata a passare. Avevano qualcosa in più, un carattere che sarebbe rimasto bene impresso, anche quando il tempo e il passaggio degli anni avrebbe reso la pelle meno levigata e i capelli più opachi. Questione di carattere, appunto, come ci raccontano alcune di loro incontrate a Milano alle recenti sfilate che oggi frequentano come fan di moda o testimonial. A me dicono sempre: ah, quel tempo quando eravate voi era tutto bene. Non lo so che cosa loro hanno in testa, ne posso immaginare, no? Perché quando c'era la moda era una festa. Era un momento diverso, quindi non si può paragonare tutto il tempo, tutto, capito? La moda cambia, i momenti sono altri. It was different, a different time. Different time.
Che siano rimaste uniche lo dimostra l'emozione che ad ogni nuova apparizione ancora oggi riescono a scatenare. Basta dare un occhio a ciò che accadde lo scorso settembre a Milano in Via della Spiga, davanti alla boutique Dolce & Gabbana, tra i fan in fermento, perché all'interno c'era Naomi che firmava autografi e t-shirt. O l'assedio di flash e telecamere alla bionda Claudia Schiffer. Basti sottolineare l'attenzione mediatica per colei che del gruppo forse era la più astutamente snob, Carla Bruni, oggi Carla Sarkozy, premier dame della Francia. Cambiano i tempi, le mode e i nomi di quella bellezza raccontata ieri da un concerto corale oggi affidato a voci singole come quella di Gisele Bündchen, la brasiliana più pagata al mondo, a Lily Cole, Miranda Kerr, Natalia Vodianova, un tempo Cenerentola e oggi principessa non solo del fashion system. Italiane come Maria Carla Boscono, Eva Riccobono o Bianca Balti, o straniere come Melody Monrose, arrivata direttamente dal Caribe sulle passerelle milanesi. È lei la modella del momento e il suo nome ora è sulla bocca di tutti. Amo tanto le passerelle di Milano insieme a top model come Chanel Iman e poi certo lei, Naomi. Gli esperti di moda già la paragonano a Naomi per le splendide proporzioni e le bellissime gambe. Il suo debutto sulle passerelle milanesi non è di certo passato inosservato. C'è da scommettere che la città della Madonnina punterà anche su di lei nel futuro per rivivere tutta la magia della Golden Age dei magnifici anni 90. Come vedi, ancora oggi queste straordinarie donne riescono a accendere i cuori. Avevano qualcosa in più, probabilmente personalità, serve anche quella per stare in passerella, no? Non solo la bellezza. Per arrivare a essere top, assolutamente, la personalità è fondamentale, anche perché di donne bellissime ce ne sono tante, tante in tutto il mondo. Perciò qualcosa di diverso, qualcosa in più bisogna esserci. E che cosa serve invece per sfondare nel cinema? Nel cinema si può essere diversi in tanti modi. Voglia di volontà. Devi studiare, devi comunque fare tanta pratica, tanta esperienza e essere disponibile, essere molto curiosi. Che è altrettanto fondamentale. I tuoi genitori che cosa dicono di questo percorso che stai facendo? Oggi sono contenti, secondo me. All'inizio erano un po' titubanti perché comunque una ragazza che vuole fare la modella a 15 anni ha bisogno di studiare, i dubbi sono molti, però oggi sono contenti di me, credo, almeno credo. Tra l'altro è vero che tuo nonno era il fotografo ufficiale della Casa Bianca? Sì, mio nonno, sì, my grandpa, che sfortunatamente non ho mai conosciuto, però era il fotografo della Casa Bianca. E all'algida bellezza di quelle signore ti hanno paragonato, ma ci fermiamo un attimo per poi volare verso la fine di questa puntata con la tua prorompente simpatia e bellezza. Grazie. Ci fermiamo un attimo. Visti a Milano durante le sfilate del prêt-à-porter femminile per il prossimo inverno. La viaggiatrice eclettica portata in passerella da Crizia, che sceglie atmosfere asiatiche sia nella costruzione dei capi, spalle a pagoda e piede con origami, che nei colori. Ma è il dominio cromatico del bianco abbagliante e nero rock impresso su abiti asimmetrici a trasformare le silhouette in futuristiche creazioni come l'inedito smoking da sera o i pantaloni sottili dall'effetto bondage. Su alti spacchi laterali, borchie e catene si declina il potere della seduzione dell'abito secondo John Richmond. Nessuna esitazione, niente timori. Per il prossimo inverno via libera dunque a dettagli e maliardi, scollature ammiccanti e sandali dai tacchi vertiginosi.
Un ritorno al passato, quello dei mitici anni 60, per la collezione autunno-inverno del brand italiano L'Autrechose, che propone calzature dalla punta quadrata in morbido tessuto check. Femminilità più discreta e retro anche per l'abbigliamento, dove le gonne effetto vintage diventano il capobase della prossima stagione, da indossare sotto cappottini in lana di gusto bon ton e colorati colli in mohair. Quali sono gli impegni che ti aspettano adesso, Vanessa? Beh, adesso inizierò a girare una nuova fiction per la RAI, La ragazza americana, sempre diretta da Vittorio Sindoni, prodotto da Edwige Fenech. Inizieremo l'11 aprile e gireremo per 2 mesi tra Arezzo e Frascati. Nel frattempo hai invece terminato, ultimato altre 2 fiction. Mm-hmm. Cenerentola e La figlia del capitano, che saranno in uscita, credo, la prossima stagione, settembre, però non sono sicura. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per la tua carriera, in bocca al lupo per il film... sotto il vestito niente, l'ultima sfilata. E forza. Io, prima di salutarvi, devo rapidamente ricordare 2 cose. Intanto una rettifica che devo alla Fondazione Renata Tebaldi, perché il maestro Arturo Toscanini disse voce d'angelo proprio parlando, riferendosi a Renata Tebaldi e non a Maria Callas, e di questo mi scuso con la Fondazione Renata Tebaldi. La seconda cosa che vi voglio ricordare invece è che il prossimo 8, 9, 10 aprile in tutte le piazze italiane si troveranno, in 3800 piazze italiane si troveranno le uova di Pasqua per la ricerca, iniziativa dell'AIL per fare del bene con dolcezza acquistando le uova di Pasqua. Tu sei golosa di cioccolato? Tantissimo, infatti andrò proprio in piazza. Sì, anche io in piazza. Grazie, ciao, grazie mille. Ciao, Destro Studio, arrivederci.